I vestiti possono davvero farti sentire al meglio, ma a volte anche peggio. Meno male che ci sono idee per l'abbigliamento per aiutarti a vestirti sempre al meglio. Oh, scusa, mi servono i trucchi. Un po' di cipria, così. Ok, metto questi orecchini, le sopracciglia. I capelli sono a posto. Amo questo profumo. Prendo questo cardigan. Ok, la borsa c'è. Oh no, si è rotto il fondo. Il maglione è strappato sulla spalla. Che facciamo? Betty, pensi quello che penso io? Ah, un topo! Esci di qui, topastro! Prendilo, bella! Oddio, odio i topi! Oh, andato, grazie a Dio. Ma le nostre cose sono ancora rovinate. Aspetta, fammi vedere quella. Penso di avere una soluzione. Ok, maglione, ti do un bel taglio. Scusa, mi spiace, ma devo tagliare proprio sotto la manica qui. Tolgo tutta la parte superiore, piego questa parte e prendo la pistola a caldo. Metto una linea di colla sull'altro lato e adesso premo per farli attaccare bene. Adesso prendiamo la borsa rotta. Guarda, il maglione ci sta perfettamente. Diamo una giustatina e un altro po' di colla qui, così il maglione starà al suo posto senza cadere. Finito! È perfetto, ragazze! Ehi, bella! Guarda qui! Col maglione ho aggiustato la borsa. Ma è bellissima! Mi piace un sacco! È così carina! Grazie, Betty! Sì, ma è mia! Ma no, la borsa è mia! Sì, ma l'ho riparata io col mio maglione! Dammela! Ehi! Oh, wow! Oggi è davvero stupenda! Mentre io sono meno stupenda! Cavolo! Oh, sembra molto giù! Ehi, so che posso fare per tirarla su. Queste forbici mi saranno utili. Che stai facendo? Mi stai spaventando! No! Sì, fermati! Devo fare dei tagli. Seguo la linea fino a questo punto. Ah, sì, sono un genio. Ora devo solo toglierti le maniche. Wow, guarda che cambiamento. Ma non abbiamo finito. Oh, gli occhiali? Ok, li tolgo. Non serve vedere bene, giusto? Allargo un po' queste aperture. Fatto. Sei mai svegliata così? Cavolo, hai dormito troppo, ce la farai a prepararti? Ok, trasformiamo questo pigiama, va? Abbassati i pantaloni e metti entrambe le gambe in una sola gamba del pantalone. Ora tirateli su fino al petto. Prendi la gamba vuota, arrotolala e mettici dentro la testa. Wow, ma che look stiloso! Tonta. Aggiungici un paio di scarpe col tacco e una borsa e sei pronta per uscire. E il premio miglior abito va? Finalmente è ora di uscire stasera. Oh, tira vento e fa freddo. Non credo di essermi vestita nel modo giusto. Faceva un freddo fuori. Ma questa sciarpa risolverà ogni problema così. Oh, cavolo, l'ho messa male. Ah, ci riprovo. No, neanche così. Uffa, non ci riesco. Che posso fare? Ehi, Betty, perché stai così giù? Per la sciarpa? Oh, dai, su. Dalla a me. Ti do una mano io, Betty. Ok, te la metto intorno al collo e tiro più giù un'estremità. Poi la incrocio due volte e giro la parte più lunga attorno al collo. Vedi? Adesso annodiamo l'estremità così. Wow, è così carina! Che stile! Grazie mille, bella! Adesso sono pronta per affrontare il freddo. Ma non ero pronta al giornale in faccia! Per fortuna nessuno mi ha vista.
Ok, ho portato il succo, come avevo detto. E ho i bicchieri, ma non è tutto. Oh no, ho anche della cioccolata. Oh wow, è la mia preferita. Anche la mia, apriamola subito. Oh, guarda che delizia spalmabile. Mettiamola sul pane. Ecco fatto, questo è per te. Grande, grazie mille. Mi servirà un tovagliolo per questa bontà. È buonissima. Grazie ancora. Di nulla, gli amici servono a questo. Ora ne preparo un po' per me. Ah, oh no, mi è colata tutta sulla maglia. Oh no, prendi questo tovagliolo, dovrebbe aiutare. Ottimo, grazie, spero che funzioni. No, l'ho solo spalmata ancora di più. Oh cavolo, deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, i nastri potrebbero essere la soluzione. Che dovrei farci? Fidati. Ok, tieni su il top. Giralo. Bene, è il momento del nastro. Lo infilo nelle spalline in questo modo. Ok, pronta? Lo faremo passare sopra la testa. Bene, ma non abbiamo finito. Mi serve un altro nastrino. Lo tiro giù facendolo passare attraverso il top. Anche dall'altra parte. Oh, ho capito. Lo prendo io adesso. Lo leggo dietro la schiena. Ehi ragazzi, siamo qui per il picnic. Ti ho salvato appena in tempo. Oh, cavolo. Wow, il tuo outfit è strepitoso. Oh, grazie. Abbiamo un sacco di snack. Bisogna dare una bella pulita qui. Una bella fatica, questo è certo. Oh, un messaggio. Vediamo chi è. Sì, Brian mi ha invitato alla festa. Oh, aspetta. Sono orrenda. Sembro Cenerentola dopo aver pulito il caminetto. Non posso andare così. Brian non può vedermi così. Oh, come vorrei avere una fata madrina che mi trasformi in una principessa. Oh? Oh, che volo accidentato! La fata madrina è qui. Oh, che ti è successo, cara? Dovrei andare a una festa con Brian, ma sono tutta sporca e in disordine. Quello sì che è un problema. Ti aiuto io, alzati, su. Ok, ma per favore, niente topi in casa, anche se sono dei sarti. Intanto via quei guanti. Vediamo cos'altro. Oh, certo, i capelli. Molto meglio. Ci servono dei vestiti, ma senza i topi. Oh, ops. Ho detto senza topi, stupida bacchetta, scusami. Oh, perché ho voglia di formaggio? Ah, non ti preoccupare, proviamo questo. Non è proprio il mio stile. Sono i topi quelli con l'ottimo gusto in quanto a moda. Dai, stupida bacchetta, non mollarmi adesso. Oh, ha esaurito la magia, l'ho usata tutta prima. In che senso prima? Tranquilla, ci penso io. Sbottoniamo gli ultimi bottoni e prendiamo l'estremità in questo modo. La giriamo così per fare il nodo e... ecco, molto meglio. Che ne pensi? Penso che tu sia la migliore fata madrina al mondo. Oh, grazie cara, adesso vai a divertirti, su. Betty, aspetta. Non posso tornare a casa senza magia. Credo resterò qui per un po'. Oh, wow, che sonno. È ora di andare a letto. Non vedo l'ora di riposare. È il mio telefono? Dove l'ho messo? Oh, eccolo. Chi mi sta chiamando? Pronto? Ciao, sono alla festa. È fantastica. Dovresti venire. Ti stiamo aspettando. Ah, sono così stanca. Un momento. Oddio, che giorno è? Me lo sono dimenticato. No, è il giorno della grande festa. Che posso indossare? Questo dovrebbe andare. Ok, una veloce controllata allo specchietto. Ehi, Penny, ce l'ho fatta. Ciao, scusate il ritardo. Signorina, che stai indossando? Oh, hai scelto questo per la festa? Qualcosa, immagino. Accidenti. No, non posso scattarle una foto con la mia fotocamera. Mi dispiace, ma non hai un bell'aspetto. È troppo infantile. Sicuramente serve qualcos'altro. Non ci credo di aver commesso un errore simile. Ci deve essere un modo per risolvere.
No, nessuno di questi fiocchi va bene. Troppo da bimba. Basta con questi cerchietti. Oh, aspetta. Ho queste due mollette. Sì, queste possono aiutarmi. Intanto sciogliamo le trecce. Fatto. Ora mettiamoci al lavoro. Molto bene. Ecco la prima molletta. Mi tiro su i capelli e la inserisco in questo modo. Li attorciglio e li attacco così. Poi allargo un po' i capelli, nascondendola sotto. Con delle forcine mi assicuro che rimangano al loro posto. Le inserisco e fisso bene. Ottimo! Ora ovviamente devo passare all'altro lato. Niente più cerchietti con le orecchie. E i Penny sono tornate. Oh mio Dio, adoro questa nuova acconciatura. Incredibile. Non ci credo che sia riuscita a sistemarli così in fretta. Wow, guardatela. Che capelli stupendi. Ora devo farle una foto. Sì, facci una foto. Siamo stupende. Devo piegare bene i vestiti adesso che sono puliti. Non voglio che si stropiccino. E non voglio neanche sembrare trascurata. Ma questa da dove sbuca? Oh, Brian, quanto mi fai divertire! Tieni, prendi una coca. Oh, Brian, sei così bravo a leggere. Mi spiace, tesoro, le cose stanno così. Devo fare nuove esperienze. Non è giusto! Ah, stupido Brian che mi ha lasciata. Odio questa maglietta, adesso le do una bella tagliuzzata. Ogni taglio è per le ferite che ha inferto al mio cuore. Quell'idiota! Sempre con questi colletti, adesso lo taglio. Mi libero anche delle maniche e del colletto come lui ha fatto con me. Adesso ricucio le parti sotto come ho dovuto ricucire il mio cuore. Anche questa parte della maglia mi serve. E adesso spille da balia. Unisco i pezzi per tutta la lunghezza, da un lato all'altro. Ah, com'è venuto carino. Ho trasformato la sua stupida maglia in un bel vestito. Wow, sono stupita da me stessa. A che mi serve, Brian, quando sono così intelligente e talentuosa? Oh, chi mi ha scritto? Upsi! Vediamo? Oh, wow! Questo vestito è carinissimo! Lo adoro! Oh, no! È troppo costoso! Magari ricontrollando... No, le tasche sono vuote! Forse quest'altra? Cavolo, solo un dollaro! Ok, dovrò pensarci io. No, no, assolutamente no, proprio no. Oh, finalmente quello che cercavo. Oh, andiamo. Da dove viene questo buco? Non è possibile. Aspetta, ho un'idea. Molto bene, ho i pantaloni col buco e le forbici. Iniziamo a tagliare. Partirò da qui, con attenzione, seguendo una linea retta. Ottimo, ora giro in questa direzione. Ecco il foro. Taglio la parte intorno, così. Fatto. Ho trasformato questi pantaloni in un top super carino. Ci vuole un selfie mentre lo indosso. 1, 2, 3, 4. La trussa entrerà sicuramente. Ma non dovrebbe esserci un fondo? Mi sa che non posso usare questo zaino. Ma devo avere le mani libere. Ah, mi è venuta un'idea. Trasformiamo una borsa in uno zainetto. Metti la cinghia attorno al collo. Mettici dentro le braccia e mettila sulla schiena. Che carina! Del resto, questo colore mi sta meglio. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. Ups! Ok! Betty e Bella stasera faranno baldoria! Aspetta, non ti sei vestita? Non ho niente da mettermi. Bella! Senti, ci penso io, aspetta qui. Ok, su, basta poltrire. Proviamo questo. Oh, Betty, mi piace un sacco! Il viola mi sta da Dio! Oh, ma si vedono le spalline. Sai cosa, Betty? Credo di aver avuto un'idea. A dopo, reggiseno. Non mi serve. Ups, forse sì. Sai cosa? Mi è venuta un'idea. Questo reggiseno sportivo è la soluzione. Reggiseno sportivo, non è alla moda, no? Bella, come sei complicata. Va bene, tiriamo fuori l'imbottitura, ok? Ti faccio vedere come la usiamo. Capito come? Ah, sì! Le metto dentro la maglia. Perfetto,
Niente spalline, sono coperta. Stai benissimo. Stasera ci divertiremo un mondo. Ah sì, ottima scelta. Bene, la musica c'è. Ora serve un po' di vernice. Iniziamo a spruzzare. Adoro questo colore. Sta venendo bene. Continuo da questa parte. Perché non c'è? Mandiamogli un messaggio. Ti sto aspettando da un po'. Che fastidio. Che cos'è? Oh no, non può essere. È vernice fresca. No, non posso crederci. Ho la mano sporca di vernice. Aspetta. Oh no, anche i pantaloni adesso. Che disastro. Perché doveva capitare proprio a me? Che posso fare? Magari riesco a pulirli. Prima togliamo la vernice dalla mano. Non si leva. Magari però si toglie dal tessuto. E invece no. È la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Sta venendo un bel lavoro. Mi piace. Quella ragazza sta piangendo. Mi dispiace. Sì, sta decisamente piangendo. Oh, ehi, scommetto che posso fare qualcosa per te. Parli con me? Sei l'unica persona oltre a me nei paraggi. Vieni qui. Beh, tanto vale vedere che cosa vuole. Ehi, 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 smetti di piangere. Ecco, prendi questo. Oh mio. Oh, scusa, è quel fazzoletto. No, va via. Non mi stai affatto aiutando. Aspetta, aspetta. Giuro che ti risolvo il problema. Sta ferma. Ti spruzzo altra vernice sui pantaloni. Girati, per favore. Bene, sta venendo una cosa fantastica. Va solo aggiunto il colore sulle gambe. Metterò un po' di giallo qui all'esterno. Oh, sembra fantastico. Fa anche l'altro lato. Sì, più vernice ovunque. Oddio, è incredibile. Non riesco a crederci. Beh, non c'è che dire. Sono soddisfatto del risultato. Wow. Che bello. Dovrei pagarti per quello che hai fatto. Wow, grazie mille. Ciao. Non ci credo. Guarda quanti soldi mi ha dato. Ehi, scusa il ritardo. Finalmente sono qui. Ho delle brutte notizie. Vieni, forza. Sbrigati. Oh, ehi, sei tornata. Guarda, ho un nuovo cartello. Design unico, $10. Questi dolcetti saranno buonissimi. Betty, ti ho preso un regalo. Oh, grazie, bella. Wow, è bellissimo! Mi piace così tanto! Oh, mi sta un po' largo. Grazie lo stesso, l'importante è il pensiero. Vorrei tanto trovare un modo per sistemarlo. Aspetta, e se ci fosse un modo? Bella, guarda! Ho le spille da balia e un cordino. Con queste due cose posso aggiustarlo. Devo solo mettermi l'abito al contrario. Voilà! Ok, spille da balia, tocca a voi. Faccio una piega, così mi sta meglio. E la fermo con questa spilletta. Mi raccomando, su entrambi i lati. Faccio passare il filo con delle spille da balia. L'una e l'altra estremità così. Le stringo bene e adesso lo rigiro. Sì, ha funzionato! Calza a pennello adesso! Betty, come hai fatto? Ti sta da Dio! Non c'è niente di più bello dell'amicizia. Oggi il tempo è incredibile. Salve, signorina. Ecco il menù di oggi. Grazie. Oh, mio Dio! È seduto laggiù, da solo. Mi sta guardando. Facciamogli un salutino. Ma che cavolo? Cos'ho che non va? Quel tentativo di flirt non è andato a segno. Oh, i suoi capelli rossi sono fantastici. È così carina. Cosa? Gli piace quella? Onestamente, credo sia una delle mie torte migliori. Oh, sembra che il ragazzo sia pronto. Vado. Buongiorno, cosa posso portarle? Wow, che bella divisa rossa. È il mio colore preferito. Oh, beh, sì, è bella. Ma posso portarle qualcosa? Oh, certo, prendo questo, per favore. Ha detto che il rosso è il suo colore preferito? Non ho niente di rosso addosso, né sui vestiti né tra i capelli. Non è giusto. Che ne sapevo io? Le ha dato tutte le attenzioni perché ha quel grembiule rosso.
è super arrabbiata perché quel cliente ha flirtato con me. Beh, ecco il suo ordine. Spero le piaccia. Non ci credo. È ingiusto. Che rabbia. Ecco a lei il suo ordine. Ha un aspetto fantastico. Tutte le mie verdure rosse preferite. Buon appetito. Che sta facendo? Mangia solo cibi rossi. Oh no, un'altra ragazza. Ed è vestita di rosso. Guarda come la guarda. È solo perché è vestita di rosso. Un attimo, forse se potessi. Ma certo, so cosa posso fare. Vediamo, che posso usare? Sì, il mio ombrello rosso. Lo aprirò. Trasformiamolo in una gonna. Mi piace la sua forma, ma anche il colore brillante. Oh, mi sta guardando. Ciao, come va? Oh, wow! Devo darle subito questo fiore! Devo darti questa rosa! È adorabile tanto quanto te! Grazie mille! Posso avere l'onore? Eh? Che diavolo è questo? Un ombrello o quel che ne resta? Non saprei proprio cosa farci! Dicci nei commenti quale idea hai provato! E non dimenticare di condividere il video con gli amici! E di iscriverti al nostro canale per non perderti il divertimento!